Sono state accese, partendo da Piazza San Gaetano e via San Gregorio Armeno, le luminarie natalizie del centro storico cittadino. Sì, quest'anno siamo partiti un po' in anticipo, ma siamo soprattutto soddisfatti perché c'è un lavoro di tanti anni, un lavoro che cerchiamo di fare insieme ai commercianti, insomma, che sono una parte importante. Queste sono le nostre luminarie perché insomma sono completamente con il contributo della tassa di soggiorno, per cui abbiamo cercato di fare il massimo, abbiamo fatto meglio dello scorso anno perché riusciamo a illuminare in 70 strade, dal centro per arrivare in periferia, i luoghi più commerciali, i luoghi più turistici, quelli li facciamo noi. Le installazioni luminose, presenti da oggi anche in via Tribunali, San Biagio dei Librai e Benedetto Croce, fanno parte del progetto Napoli Luminarie 2019 e sono state finanziate dalla tassa di soggiorno per un importo di 450.000 euro. Stasera abbiamo acceso le luci, abbiamo dato un tocco, diciamo, di colore ad un luogo che è già bello di suo. Sicuramente questo sarà un elemento ancora in più per dare più impulso per i turisti e per tutti coloro che amano in questo periodo venire a farci visita. Invito tutti i napoletani, se ancora non sono passati, a venire qui a vedere la nostra arte. Le luci, tutte a tecnologia LED, permettono di scegliere tra diversi tipi di figure e tipologie, creando un'alternanza visiva che invita lo spettatore a percorrere tutto il circuito. Continua la corsa di riavvicinamento al Natale con le luci adesso nei decumani e nel centro storico dopo Chiaia, e da qui al 15 dicembre contiamo di accendere il maggior numero di luminarie in tutta la città, ovviamente periferie comprese. Quindi un grande lavoro anche per migliorare i servizi della nostra città, che in questi giorni vivono momenti di sofferenza. Quindi ci prepariamo al meglio per il Natale.